Care future madri, la medicina moderna vi offre molte possibilità di lenire sensibilmente il dolore del parto. L'anestesia epidurale è una procedura collaudata, anche chiamata in breve AED. Durante l'anestesia non si perde coscienza. La madre non perderà la nascita del proprio bambino. Col nostro filmato vogliamo informarla in merito all'AED per consentirle di decidere se optare o meno per questa narcosi. Il filmato non sostituisce il colloquio individuale con il suo anestesista o con l'ostetrico. Quando di seguito si userà la parola noi, si intenderà l'anestesista, il personale ostetrico e gli infermieri. Per semplificare, nel filmato parliamo di medici, anestesisti e ostetrici, ma ci riferiamo a medici di sesso sia maschile che femminile, e lo stesso vale per gli ostetrici. Prima dell'inizio dell'anestesia sono necessari alcuni preparativi, come l'inserimento di un ago sul dorso della mano o nel braccio. Con l'ago si esegue la fleboclisi per la somministrazione di farmaci. Per la sua sicurezza, vigileremo prima, durante e dopo l'anestesia sulle più importanti funzioni corporee, in particolare su frequenza cardiaca, pressione sanguigna e ossigenazione del sangue. L'AED è un'anestesia regionale che riduce o annulla la percezione del dolore nella parte inferiore del corpo. Mediante un anestetico regionale, la cosiddetta anestesia locale, vengono bloccati i nervi di quell'area. Inietteremo l'anestetico locale nella zona del canale vertebrale che circonda le radici nervose responsabili del dolore. Quest'area si chiama spazio epidurale. La procedura di narcosi, invece, anestesia epidurale. Durante l'anestesia epidurale potrà sedere o stare steso su un fianco. Innanzitutto, individuiamo nella zona lombare il punto più adatto per la puntura. Le chiederemo pertanto di curvare la schiena e di poggiare il mento sul petto. Così potremo esaminare meglio l'anatomia della sua spina dorsale. Dopo un'accurata disinfezione della pelle, verranno effettuate puntura e quindi anestesia locale. Durante la prudente introduzione di un sottile ago cavo, la cosiddetta cannula epidurale, avvertirà una leggera pressione. Raggiunto lo spazio epidurale, tramite l'ago cavo introdurremo un tubicino flessibile, il cosiddetto catetere epidurale. Adesso potremo rimuovere l'ago cavo. Tramite il catetere epidurale iniettiamo i farmaci analgesici. L'effetto analgesico inizia dopo circa 10-15 minuti e dura per alcune ore. Di norma, durante l'anestesia epidurale, la forza muscolare necessaria al parto resta invariata. Talvolta però attività muscolare e capacità di spingere possono scemare e dunque il parto deve essere agevolato dal medico, ad esempio mediante una ventosa. A parte questo, anestesia locale e altri anestetici usati durante l'epidurale di norma non hanno effetti sull'organismo del suo bambino. Deciderà lei stessa se riterrà necessaria un'anestesia epidurale durante il parto. Ostetrici e anestesisti saranno felici di consigliarla. Qualora optasse per una AED, le conviene comunicarcelo tempestivamente durante il parto, affinché l'effetto anestetico possa agire in tempo. Nel caso di parto cesareo, al posto di una epidurale è possibile anche un'anestesia spinale. Qui l'analgesico viene iniettato al centro del canale vertebrale, nello spazio subaracnoideo. Inizialmente, per le partorienti, questa procedura differisce poco dall'anestesia epidurale. L'anestesia spinale per il cesareo non annulla del tutto il dolore, ma provoca un rilassamento muscolare nella parte bassa del corpo, che dura diverse ore. Saranno l'anestesista o l'ostetrico, in un colloquio con lei, a consigliarla sul metodo più conveniente per lei.
epidurale e spinale sono da tempo procedure anestetiche molto affidabili e sicure. Come ogni intervento medico, però, non sono prive di rischi. Nonostante le precauzioni, possono esserci complicazioni anche letali che richiedono ulteriori misure di intervento. Dunque, dobbiamo informarla sulle maggiori possibili complicazioni delle procedure anestetiche ostetriche, anche se alcune di esse si verificano molto di rado. Precedenti disturbi e quadro clinico individuale possono influenzare l'incidenza delle complicazioni. Dunque, i dati sulla frequenza sono solo una stima generica e non coincidono sempre con il foglio illustrativo dei farmaci. Servono ad aiutare i pazienti a ponderare i rischi. Specialmente durante parti lunghi, durante un'anestesia epidurale, possono verificarsi danni da mantenimento della posizione, per esempio alla pelle, ai tessuti connettivi o ai nervi. I danni ai nervi possono causare intorpidimento o indebolimento muscolare o addirittura una paresi. Sono sintomi in genere passeggeri, ma potrebbero durare mesi e in rari casi essere permanenti. Nei punti in cui è inserito l'ago possono formarsi edemi, emorragie e infezioni. In casi molto rari, se si diffondono nel corpo, le infezioni possono causare una setticemia letale. In quel caso è necessaria una terapia immediata, ad esempio con antibiotici. Farmaci ed altre sostanze possono causare reazioni allergiche in determinate circostanze, anche letali. La buona tollerabilità dei farmaci e degli altri materiali impiegati riduce al minimo questo genere di eventi. Solo raramente l'anestetico locale si infiltra nel circolo ematico o si estende troppo in alto nel canale vertebrale. Ciò può causare paralisi respiratoria, collasso circolatorio, aritmie cardiache, temporanea perdita di coscienza o crampi. In questi rari casi bisogna intervenire urgentemente per evitare che una carenza di ossigeno al cervello o ad altri organi produca danni permanenti. Occasionalmente, durante l'anestesia epidurale o spinale, pressione sanguigna e frequenza cardiaca possono precipitare. Questi problemi circolatori reagiscono bene a un trattamento farmacologico. Le emorragie nel canale vertebrale o la lesione di nervi possono provocare sintomi neurologici, sensazione di intorpidimento, alterazioni della percezione, dolori e paralisi. Molto di rado possono verificarsi anche paraplegie, trombosi o emorragie cerebrali, oppure accumulo di sangue nel cervello. Queste complicazioni possono richiedere una terapia urgente. Grazie al metodo di lavoro sterile dell'anestesia epidurale ostetrica, le infezioni sono molto rare. Le conseguenze di un'infezione, come ascessi o meningiti, in genere si risolvono bene con gli antibiotici. Un ascesso, però, può rendere inevitabile un'operazione. A seconda del tipo di anestetico locale usato, gli effetti dell'anestesia epidurale scemano dopo qualche ora. Si ritorna gradualmente a percepire la parte inferiore del corpo. Debolezza nelle gambe e problemi circolatori possono persistere. Pertanto dovrà alzarsi solo con l'aiuto di un infermiere, finché il medico non le consentirà di alzarsi e camminare da sola. Dopo un'anestesia epidurale ostetrica, possono verificarsi disturbi della menzione. Questi sono facili da curare con i farmaci. A volte, per breve tempo, bisogna inserire un catetere nella vescica. Tra le possibili complicazioni di un'anestesia spinale ci sono anche le cefalee, raramente collegate a disturbi della vista o dell'udito. Questi disturbi scemano in genere dopo qualche giorno, con il riposo e con i farmaci. Occasionalmente può verificarsi anche mal di schiena, ma si risolve facilmente con l'ausilio di farmaci. Certo, dopo un parto il mal di schiena è frequente. Non è necessariamente collegato all'anestesia locale. Se alla cessazione degli effetti dell'anestesia si ripresenta uno dei seguenti sintomi, è un segnale di allarme. Disturbi della percezione, intorpidimento degli arti inferiori, ritorno di debolezza nelle gambe,
In questi casi è necessario avvertire immediatamente il medico. Non sono da escludersi del tutto disturbi gravi e complicazioni. Le procedure anestetiche moderne e le misure di monitoraggio offrono un alto grado di sicurezza. In un colloquio a quattro occhi medico-paziente procederemo a informarla sui suoi fattori di rischio individuali. Oggi anestesia spinale ed epidurale sono le procedure anestetiche più seguite in ostetrica. Durante il parto può essere necessario eseguire un cesareo e dunque, a determinate condizioni, sarà necessaria una narcosi in merito a cui vi informeremo a parte. Un comportamento corretto può contribuire a uno svolgimento sicuro dell'anestesia ostetrica. Pertanto, la preghiamo di osservare le seguenti norme di comportamento, qualora non riceva indicazioni diverse. Anche dopo l'inizio delle doglie dovrebbe assumere sia liquidi che solidi a sufficienza. All'intensificarsi delle doglie scelga alimenti di facile digestione, come fette biscottate, yogurt e zuppe. Come bevande, acqua minerale, succhi di frutta o infusi di erbe. Se ha nausea e non desidera mangiare, può prevenire un'ipoglicemia con il destrosio. La preghiamo di comunicarci tutti i farmaci assunti nei giorni precedenti o che assume regolarmente. Il suo anestesista le dirà quali dovrà continuare ad assumere. Ostetrico e anestesista si consulteranno in merito. Prima dell'anestesia, la preghiamo di rimuovere gioielli, piercing o parrucche. Per favore, rimuova anche trucco e altri cosmetici e non utilizzi creme da viso. Se può, rimuova lo smalto da unghie o le unghie finte. Cara futura madre, speriamo che questo filmato le sia stato utile e le abbia chiarito le possibilità di anestesia durante il parto. In un secondo momento, l'anestesista o l'ostetrico terrà con lei un colloquio informativo per cui può fissare una data già da ora. Questo colloquio verterà soprattutto sui rischi generali, sul suo fattore di rischio individuale e sulle possibilità di successo della procedura. Prima del colloquio, compili per favore il modulo sul suo stato di salute in modo scrupoloso ed esaustivo. L'aiuteremo volentieri a compilarlo. Nel colloquio informativo con il medico avrà occasione di chiarire eventuali restanti dubbi. Non esiti a comunicare eventuali altre paure o preoccupazioni. Il suo anestesista le chiarirà ogni dubbio. Quando non avrà più dubbi e non vorrà altro tempo per riflettere, le chiederemo il suo consenso. Qualora non fosse d'accordo con determinate misure mediche, lo comunichi pure al medico durante il colloquio. La ringraziamo per l'attenzione.